Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims e oggi sono contentissima di registrare quest'ultimo episodio, innanzitutto perché è l'ultimo episodio, in realtà non so cosa fare in questo episodio, ma anche perché è uscita la nuova espansione The Sims 4, giorno di bucato staff, ti dà il benvenuto e non vedo l'ora di vedere tutto. Questa tra l'altro è un'espansione che è uscita grazie alle votazioni e ai sondaggi che ci sono stati fatti in questi ultimi 6 mesi, hanno fatto partecipare anche noi utenti e quindi alla fine abbiamo scelto noi, diciamo, il nuovo tema che è dedicato appunto al bucato e non vedo l'ora di scoprire tutto. Quindi adesso i nostri sim potranno fare il bucato, raccogli i vestiti dei tuoi sim, carica la lavatrice e mettili nell'asciugatrice per renderli immacolati. Puoi anche lavare gli abiti a mano in una tinozza e asciugarli su un filo, stendi biancheria. Il risultato sarà così impeccabile da non passare inosservato. Cioè vabbè, fantastico! Costruisci una casa rustica. Trasforma la casa dei tuoi sim con arredi ispirati alla campagna. Scopri nuovi modi di arredare le stanze con tavoli di legno e mobili di vino. Aggiungi oggetti decorativi, dai tappeti variopinti ai cestini traboccanti di fiori, fino alle vivaci piante grasse. Vesti stile campagnolo, abbiglia i tuoi sim con capi tema campagnolo, dai motivi floreali ai jeans di uso quotidiano. Gli stili includono disinvolti abiti superiori e inferiori in fibra di cotone naturale. Prova le pratiche pettinature a complemento dei nuovi look confortevoli dei tuoi sim. Cioè, vabbè, sono davvero contentissima di questa nuova espansione, non vedo l'ora di utilizzare, di vedere insomma i sim che fanno il bucato. Cioè, questa è una cosa davvero molto super geniale, devo dire. L'unica cosa adesso, mi ha disattivato il materiale personalizzato, quindi attiva il contenuto personalizzato e quindi devo riavviare il gioco. Un'altra cosa, vorrei imparare ad utilizzare, a giocare a The Sims 4 con la visuale di The Sims 3. Io però non ho mai avuto The Sims 3, però devo dire che guardando altre persone giocare che utilizzano appunto la visuale di The Sims 3, il gioco è più fluido. Lo preferisco, però io ho provato e non mi ci trovo, quindi dovrò farci la mano prima di utilizzarlo qui su YouTube. Quindi lasciamo visuale di gioco insomma di The Sims 4, applichiamo di nuovo le modifiche per essere sicuri, riavvio il gioco e poi ci sono e possiamo giocare. Ok, eccoci qua. Allora vediamo un attimo quali sono gli oggetti di Crea un Sim e quelli della modalità Costruisci che si sono aggiunti con questa espansione. Allora abbiamo 3 acconciature, queste qui, poi ci sono queste calze, dei vestiti, dei jeans, 2 scarpe e poi le parti superiori, quindi dei top, delle magliettine, sia per uomo che per donna. Invece oggetti della modalità costruisci sono sicuramente più interessanti perché abbiamo la lavatrice, l'asciugatrice, ecco qua, lavatrice, asciugatrice, poi c'è il cesto per lavare i panni a mano, questa cosa la trovo davvero fantastica, una bella idea. Poi ci sono insomma un po' di oggetti per decorare, ad esempio la stanza del bucato, la lavanderia. Ci sono delle nuove porte, anche questo molto bello. Questo si potrebbe mettere tipo nella parte esterna della casa. Davvero bello. Quindi in questo video direi di provare un po' di queste novità che sono uscite con questa espansione e di capire un attimo come funziona. Prima di giocare vorrei andare ad aggiungere, a provare a vedere questi nuovi oggetti che sono usciti con questa espansione che mi incuriosiscono davvero tanto. E mi piacerebbe quasi quasi allargare un po' la casa qui, quindi facciamo, mettiamo il solito codicino per poter aggiungere più oggetti nello stesso punto. Spostiamo tutto qui e qua mettiamo magari un'altra stanza, così. Allora spostiamo qui, spostiamo un attimo questo qui e allarghiamoci così, stringiamoci qui, perfetto. Andiamo a sistemare tutte le pareti della casa, quindi così, e qua invece facciamo
così. Ok, ovviamente la finestra la spostiamo e la mettiamo qui. Erano basse, sì, perfetto. E a questo punto io farei, prendiamo una colonna e mettiamola qua. Ok, ne prendo un'altra che metto da questa parte, vediamo un po'. Ok, e qui metterei le scale e metterei queste. Perfetto. Mettiamo la ringhiera in vetro, questa qui, e facciamo la stessa cosa da questa parte, quindi rimettiamo le scale che me le ha tolte, spostiamo questo, questo mettiamolo qui. Ok, e anche qua mettiamo le stesse, la stessa ringhiera in vetro, questa qua. Perfetto, qua lasciamo il cestino, mettiamolo qui. Qua probabilmente non si potrà passare, quindi quasi quasi facciamo così, allarghiamo un attimo la scala, così. Il cestino qua forse dovrebbe bastare, speriamo, altrimenti per sicurezza mettiamolo qui. Ottimo. E mettiamo questa luce qua. Sistemiamo meglio questa così. E a questo punto io direi di togliere questo terriccio, direi di togliere il gioco di Mia, visto che comunque ce n'è uno anche in casa. E il tavolino lo metterei quasi quasi qui, così. Sì. E mettiamo la porta. Queste ad esempio sono le porte nuove. Abbiamo questa, questa qui, che c'è di vari colori. Adesso l'ho selezionata bianca, però c'è anche blu e marrone, blu e arancione, marrone scuro, marrone chiaro, e marrone bianca, tutta bianca, grigia, insomma ci sono diversi colori. Io starei sul bianco. L'interno, innanzitutto pitturiamo le pareti e io direi di fare la lavanderia tipo di un colore abbastanza neutro, molto chiaro, tipo questo azzurro pastello, oppure anche questo arancione, non è male. Mettiamo una luce che dovrebbe bastare, esatto. E qui mettiamo la lavanderia. Poi quando Sofia andrà via di casa, si trasferirà, magari allargheremo probabilmente la camera di Jessica Mark, che non è grandissima, che basta, però potremmo anche allargarla, e la lavanderia invece lasciarla così. Ora, cosa ci mettiamo all'interno? Vediamo un po' quello che c'è. Queste sono tutte le cose che fanno parte di questa espansione, quindi io come primissima cosa direi di mettere la lavatrice, lavatrice pulito verde. Per un lavaggio senza sensi di colpa basta un click sulla lavatrice pulito verde. Un microchip integrato analizza il carico di bucato e adegua in automatico le impostazioni dell'apparecchio per selezionare il ciclo di lavaggio più efficiente possibile. Risparmia tempo, risparmia denaro, risparmia il pianeta. Scegli il pulito verde. Con il possesso di questo oggetto, gli abiti dei tuoi stimi diventeranno sporchi, questa cosa è fantastica, secondo me, sporchi nel corso del tempo. I panni sporchi possono essere raccolti da una cesta o dai cumuli di vestiti sul pavimento e puliti nella lavatrice. Quindi questa è la lavatrice più basica che abbiamo, perché poi c'è l'asciugatrice. Questa asciugatrice scotta scotta scotta, una fiamma controllata e alimentata da gas naturale fa subito aumentare la temperatura, mentre il tamburo gira con rapidità per far sì che gli abiti non corrano il rischio di strinarsi rimanendo troppo lungo nello stesso punto. Ok, con il possesso di questo oggetto gli abiti di Rissim diventeranno sporchi e quindi insomma si utilizzerà l'asciugatrice. Allora direi di mettere la lavatrice, che come potete notare c'è di diversi colori, ad esempio c'è nera, c'è bianca, rossa, blu, verde, rosa, che bella rosa, c'è marrone, c'è grigia, c'è azzurro Tiffany, c'è color
color crema, insomma marrone chiaro, c'è giallo, c'è arancione, insomma c'è veramente di tantissimi colori. Io la farei quasi quasi nera, mi piace nera, e metto anche l'asciugatrice, la metto sempre così qui vicino, perfetto. Probabilmente nell'appartamento di Sofia, quando andrà via di casa, le farò anche a lei la zona lavanderia e metteremo tutto rosa. Poi cosa c'è? Questo invece cos'è? Unità impilata, no vabbè che genialata! Unità impilata di lavatrice e asciugatrice, qui tutto insieme abbiamo. Questo invece, come vi dicevo, è quello che si mette da tenere in giardino se si vuole lavare a mano. Queste invece sono sedie da soggiorno della Capricci di Vimini. Soffre di solitudine, non è una persona speciale a cui coccolarti, niente paura, prendi una bella ciotola colma di gelato, lasciati cadere sulla sedia da soggiorno della Capriccia di Vimini e guarda innamorar Sim per la nona volta, molto presto ti sentirai meglio. Quindi insomma abbiamo un po' di articoli da utilizzare in giardino. Questo invece cos'è? È progettato per raggiungere le vette della comodità. La spessa imbottitura della sottomana assicura che avrai sempre una superficie soffice in cui sprofondare. Che bello, questo magari potremmo metterlo tipo qui, quando magari aspetta che il bucato finisca, si possono tipo sedere per rilassarsi un attimo. Ma sì, intanto mettiamola qua. Poi c'è il tavolino pronto in tavolo dalla cucina delle Stoviglie. Chiama tutti a raccolta attorno a questo ampio tavolo da pranzo. Con si possa sedere ogni generazione. Ok, questo è un semplice tavolo comunque. Poi abbiamo un comodino. Abbiamo quando la vita ti riserva della biancheria. A volte si sente proprio il bisogno di un posto comodo dove conservare la biancheria senza dedicarle un intero armadio. Per simile necessità compra questa pratica unità di conservazione. Anche qua abbiamo tantissimi colori. Questa, ok, non si può appendere, insomma non è da parete ma è un mobiletto, quindi io quasi quasi toglierei questo e metterei questo mobiletto qui nell'angolo. Anche di questo ci sono tanti colori, più o meno questi sono i colori che abbiamo, la farei così. Poi, cos'altro abbiamo? Dove siamo rimasti? Qui. Questo invece è un tavolino basso, sì, poi abbiamo questo che è un armadietto, poi abbiamo queste decorazioni, scaffalatura della Capricci di Vimini, quindi insomma i cesti dei panni, magari queste mettiamole tipo qua sopra così. Poi c'è scaffalatura indispensabile della domestica del bucato, salviette, asciugamani, attaccapanni, insomma c'è un po' di tutto e questo mi piace, quindi quasi quasi tolgo questo e metto questo che lo preferisco, quindi metto uno qui così e poi ce n'era un altro, questo. Passa alla scaffalatura lusso della domestica del bucato quando credi che sia il momento di un salto di qualità per il tuo bucato. Mettiamo anche questo, se ci sta, non è un po' troppo grande. Quindi nulla, al momento lasciamo soltanto questo che spostiamo un po' più in qua, così. Poi abbiamo un semplice lavandino con sotto, che genialata, però il secchio con la carta e il detersivo. Anche qua c'è un altro lavandino un po' più particolare, diciamo, un po' più ricco, quindi magari questo mettiamolo qui sotto, così, cambiamo colore e facciamolo, vediamo, io lo farei quasi quasi bianco, mentre questi li farei quasi quasi così come il mobiletto più piccolo. Poi le lavatrici le abbiamo viste, questo anche. Abbiamo la cesta della Capricci di Vimini, cesta per abiti della domestica del bucato. Due modelli diversi, questo e questo, in diversi colori. Esatto. Io quasi quasi farei questo e lo lascerei nero come la lavatrice e magari questo potremmo anche metterlo sotto la finestra. Poi abbiamo il filo stand di biancheria, no vabbè questo è quello da mettere in giardino, no devo troppo metterlo ma non c'è molto spazio però, quindi o tolgo questo perché non c'è molto spazio,
Se questo lo metto qua, direi che hanno lo spazio per stendere, il bucato e farlo asciugare all'aria. E sì, dai, questo ci sta, quindi lasciamolo così. Qui anche questo lo trovo davvero fantastico, una bella idea. Non vedo l'ora di vedere Simo quando stendono il bucato. Poi cosa abbiamo? Un po' di fiori. Esatto. Questi magari potremmo metterli tipo qui fuori, così. E anche di questi ci sono altri colori. Che belli. Perfetto. Poi c'è una pianta. Adesso non riesco a mettere tutto perché è troppo, però c'è questa pianta. Poi abbiamo quest'altro tavolino con le piante grasse. Il detersivo per bucato, questo lo devo troppo mettere. Si può mettere sia sopra la lavatrice che anche sopra questo mobiletto. Quindi mettiamone uno qui. Magari guarda di qua, grazie. Vediamolo da vicino, che mi sembra che ci sia sopra un orsetto. Sì, è troppo tenero. Magari mettiamone un altro così qua. Perfetto. Poi c'è anche il secchio galvanizzato della domestica del bucato. Hai bisogno di uno spazio facilmente accessibile dove conservare i prodotti? Certo, mettiamolo qua. Anche di questo ci sono comunque altri colori. Così, e anche altri. Facciamolo. Lasciamolo di questo colore. Poi che altro ci manca? Abbiamo altre ceste che fanno sicuramente decorazione. Potremmo magari metterle tipo magari così qua. E poi cosa ci manca? Natura ancora morta di campagna. Questo tavolino con questo mobiletto e un po' di piante. Poi c'è un tappeto. Vediamo se ci sta. Sì, lo rimpicciolisco leggermente, lo metto magari così e cambiamo, vediamo anche altri colori ci sono. Questi lo farei così e poi c'è quest'altro tappeto. Abbiamo ancora un altro tappeto, un altro ancora, insomma ce ne sono parecchi. Questo è enorme, grandissimo. Questo invece che cos'è? È uno strumento musicale. Il violino e la chitarra, ma purtroppo è passata di moda in tempi recenti. Forse le generazioni future riscopriranno quest'arte perduta, ma per ora le rendiamo omaggio appendendo questi antichi strumenti alle nostre pareti. Ah, ok. Insomma, è una decorazione da parete. No, vabbè, questa è troppo bella, la devo mettere. Abbiamo la scopa. Dove l'ho persa? Eccola qua, con la paletta. Questa assolutamente dobbiamo lasciarla e io la metterei qua, visto che poi dovremo mettere la porta, quindi così. Anche questa, diversi colori, gialla, grigia, verde, facciamola gialla. E poi cosa ci manca? Porta asciugamani, magari questo mettiamolo da questa parte, anche se è un po' troppo pieno, quindi magari la metto qui. E quindi lo facciamo così, o sta meglio magari vicino al lavandino? In realtà starebbe meglio qua, ma è troppo pieno, quindi lo lascio qui. E quasi quasi questo lo lascerei, sì, di questo colore. Poi abbiamo la ghirlanda, che è questa, che è veramente gigante. Abbiamo il portaerbe della cucina, insomma sempre una decorazione da parete. E poi abbiamo il ferro da stiro semplice e l'asse da stiro con qualche decorazione in più. Io metterei semplicemente l'asse da stiro, la farei verde magari. Vediamo, mettiamola tipo qui. C'è verde, c'è grigia, c'è blu, c'è rosa, c'è lilla, azzurra. Anzi, la faccio azzurra come questa parte. Poi ci manca, poi abbiamo finito di vedere tutto, la ciotola per candele. Questa potremmo magari metterla tipo qui, qui sopra. E poi l'ultima cosa è la lampada ecologica. No, questa è bellissima.
piace un sacco, quindi sapete, togliamo questa e mettiamone due, mettiamone una e due, che volendo anche questa si può fare di altri colori, sì, grigia, nera, facciamola due grigie. Che bello, mi piace un sacco come è uscita la lavanderia. Adesso vado a rimettere la porta perché prima evidentemente per sbaglio l'ho cancellata. Quindi porta, mettiamo questa, abbiamo detto bianca, voilà. Ok, abbiamo sistemato, abbiamo aggiunto la lavanderia. Magari qua potremmo mettere una decorazione, ora che ci penso, tipo questa, metterla magari di qua così, che non ci sta male, esatto. E qua mettiamo l'altra, quindi torniamo, mostra tutto, e l'altra era questa, facciamola sempre dello stesso colore e mettiamola qui, vediamo. Sì, devo dire che ci sta davvero molto bene. Fatemi sapere se vi piace questa stanza come uscita. L'ho decorata davvero tantissimo, ho utilizzato quasi tutto quello che c'è, insomma, che si è aggiunto con questa espansione. E detto questo, direi di iniziare a giocare. Ed eccoci qua, è martedì, sono le 11:15, Mark è a lavoro, Sofia è a scuola, l'unica che a casa è Jessica perché oggi è il suo giorno libero, però stavo pensando, quasi quasi, l'episodio finale lo faccio la prossima volta, visto che mi sono resa conto che la costruzione della lavanderia è durata davvero parecchio, quindi in questo episodio ci concentriamo su questa nuova espansione giorno di bucato e nel prossimo episodio invece chiudiamo la serie, quindi magari fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere di speciale nel prossimo episodio, datemi qualche idea, fatemi sapere che non ho, sono un po' a corto di idea, quindi scrivetemi qua sotto quello che vorreste vedere nel prossimo episodio. Quindi adesso direi di far mangiare un po' Jessica visto che ha un po' di fame, quindi altre scelte. Ok, sta mangiando, perfetto. Jessica qui che sta mangiando in compagnia di Mia, però vorrei farvi vedere un po' come funzionano questi nuovi oggetti che hanno aggiunto. In realtà li ho già provati, quindi vi faccio vedere. Allora, la lavatrice si può aggiornare, quindi si può aggiornare ad ammollo, ciclo, lampo, però serve ovviamente il livello alto di abilità, il livello 7 di abilità per fare insomma, questo aggiornamento, il silenzio sussurrante, insomma ce ne sono diversi, si può aggiornare sia la lavatrice che l'asciugatrice. Questi sono invece semplicemente oggetti decorativi, quindi non può fare nulla, non c'è nessuna interazione. Qua può lavarsi le mani, lavarsi i denti, prendere dell'acqua come per tutti gli altri lavandini e magari facciamoglielo fare. Qui non c'è nessuna interazione. Qui invece nella cesta, quando si riempie, adesso è vuoto perché l'ho provato prima, solo che poi mi sono resa conto che l'episodio durava tanto e quindi ho cambiato idea. Vediamo se riesco a fargli riempire nuovamente la cesta del bucato così da poter farvi vedere come funziona. Qua non c'è nessuna interazione, però prima mi sono dimenticata di provare l'asse da stiro. Vediamo se può, no, che okay, non può stirare, non può fare niente, quindi anche queste sono semplicemente decorazioni. Qui nulla, e qui abbiamo appunto le candele che ho cambiato l'intensità del colore e l'ho fatta di questo colore, un colore freddo, mentre prima invece era sul giallo, quindi era molto più caldo, e ho cambiato l'impostazione delle luci anche di queste lampadine. Però peccato che al momento il bucato non è da fare, quindi aspettiamo un attimino. Adesso lei cosa sta facendo? E allora, ha raccontato già le barzellette ai follower, sta leggendo un pochettino, non so ogni quanto tempo deve passare per riempire nuovamente la cesta del bucato, però l'ho fatto un bel po' di tempo fa comunque e ancora non si è ricaricata, quindi facciamo una cosa intanto che aspettiamo, vieni qua e butta via. E poi volevo farvi vedere anche lo stendino perché qua le può stendere il bucato, però al momento, visto che non ha lavato nulla, ovviamente non può stendere nulla. Giochiamo un po' con Mia, allora gioca, poi facciamo bacia, facciamo altre scelte, un po' di addestramento, si sta addestrando, esercitati con i giochini.
poi vorrei all'inizio della nuova stagione, della seconda stagione, vorrei far accoppiare Mia sempre con un cane della sua stessa razza. Quindi non so se crearne un altro cane, io magari, che prenderà, non so, Tommy ed Emily, oppure Emma, anche se in realtà Emma ce li ha già, quindi pensavo di più a Tommy ed Emily, visto che al momento Tommy ed Emily hanno due cani, che però in realtà sono i miei cani nella realtà, quindi pensavo di eliminarli. E quindi magari far prendere un cane, questa razza, al maschetto, a Tommy ed Emily, quindi puoi far accoppiare Mia con lui. I voti sono aumentati. Sofia ha lavorato sodo e ora è una studentessa del liceo da 10. Ottimo lavoro, bravissima Sofia. Tra l'altro Sofia ha bisogno di dormire, quindi intanto facciamole fare un pisolino. Ecco qua. E fai un pisolino. Infatti ci sta già andando, perché è parecchio stanca. Il bucato ancora qua non si è fatto. Perfetto, lei sta dormendo e Mia si sta addestrando. Ordini di addestramento. E vediamo, attacca. Anche se questa cosa non mi piace molto, però vediamo, che ancora non l'ho provata. No, attacca Sofia, no, assolutamente no, no. Prova amore. Guardate. E facciamo altre scelte. Ordini di addestramento. E dai la zampa. Bravissima. Ho fatto passare un po' di tempo e finalmente la cesta del bucato si è riempita, così riesco a farvi vedere come funziona. Quindi Jessica, direi di... Vedete che... Non so se riuscite a vedere, magari se mi allontano un po' di più. Ecco qua, vedete che ci sono all'interno i vestiti. Quindi adesso Jessica può fare il bucato e può aggiungerlo alla lavatrice. Appendere al filo stand di biancheria, però soltanto quando ovviamente i vestiti... sono bagnati. Oppure si può lavare nella tinozza, però la tinozza non ce l'abbiamo, quindi la metterei, perché questa la voglio provare. Momentaneamente sono andata a posizionarlo qui in giardino, però poi lo toglierò perché non lo voglio, però volevo provarlo. Aggiungi un additivo per il bucato, aggiungi del cibo, aggiungi dei fiori. Jessica non ha alcun additivo. Aggiungi del cibo, hamburger. Ma perché? No, vabbè. Quindi torniamo al nostro bucato, fai il bucato, quindi adesso abbiamo l'opzione di aggiungerlo alla lavatrice oppure di lavare nella tinozza. E laviamolo nella tinozza. Eccola che sta andando a prendere il bucato. Ecco qua. No, ho bisogno di andare in bagno, poverina. Ed ecco qua, così sta lavando i panni a mano, è sicuramente più comoda la lavatrice, infatti poi utilizzerà soltanto quella, però volevo provare anche la tinozza e ci mette un po' di più, molto di più rispetto alla lavatrice. Dopo, una volta fatto questo, prendi e sposta il bucato, aggiungi l'asciugatrice e appendi al filo stand di biancheria. Io direi di appendere al filo stand di biancheria. Prendi e sposta il bucato, prendi e posa il bucato, aggiungi un additivo, nulla. Tra l'altro guardate la cosa bella, escono anche le bolle di sapone. Bene, così adesso stende il bucato e guardate che bello, questo l'avevo già provato. Stende i vestiti e che perdono l'acqua, che gocciolano tutti. Cioè questa cosa la trovo davvero geniale. E poi una volta che i vestiti sono completamente asciutti può prenderli e posarli. Al momento ancora non può farlo perché sono completamente bagnati. Ecco qua, è andata in bagno. Ottimo. E per quanto riguarda invece la lavatrice, in realtà è molto semplice, perché dovete semplicemente prendere il bucato da qui. Ah ok, ci sono ancora un po' di vestiti, sì, quindi possiamo rifarlo. Allora un'altra cosa che può fare è frugare nelle tasche. E guardate un po', questa è una cosa fantastica. Controllare se ci sono degli spiccioli, dei soldini rimasti nelle tasche dei pantaloni. Vediamo se arriva. Eccola qua. State molto attenti e guardate. Vediamo se trova qualcosa. È
Esatto, ho trovato 40 Simoleon. Stavolta è stata fortunata, l'altra volta quando ho provato prima in realtà ho trovato soltanto 7 Simoleon. Comunque fai il bucato e aggiungi alla lavatrice, così vediamo come funziona anche la lavatrice. Prende il bucato e semplicemente lo mette nella lavatrice. E la lavatrice va da sola. Quando poi è pronto si deve levare il bucato oppure sposta il bucato e aggiungi all'asciugatrice per far asciugare i vestiti. Questi si sono asciugati? No, non ancora. Aspettiamo un attimino. Nel frattempo Mark è andato a dormire. Sofia invece sta mangiando, si è preparata un bel po' di caffè, devo dire, dovrebbe fare anche i compiti, esatto. Quindi fai i compiti, poi vai, divertiti un po' e poi vai a dormire. Jessica sta mangiucchiando qualcosina. Sono andata a cambiare anche la cesta, insomma il lettino per mia, perché quello di prima era davvero troppo ingombrante, non riusciva a stare in nessun punto della casa. Poi un'altra cosa che ho fatto è stato aggiungere qua il tavolino di scacchi, così Mark potrà aumentare la sua abilità di logica. E poi qua ho aggiunto i certificati dei tre figli, questi erano nell'inventario di Jessica, quindi ho messo il certificato di Tommy, di Emma e di Sofia. Lasciamolo asciugare, quindi veniamo alla lavatrice, vediamo un po'. Facciamo, prendi e sposta il bucato e aggiungi all'asciugatrice. No, ma perché li hai buttati per terra? Perché? Porta nella cesta. Ah, forse perché sono ancora sporchi? Pulizia usato. Probabilmente sì. Prima questo non mi è successo perché sono ancora sporchi. Fai il bucato, aggiungi alla lavatrice. Ebbene sì, quindi vuol dire che sono rimasti nella lavatrice troppo poco tempo, quindi non si sono lavati bene. Esatto, no, vieni qua, fai il bucato e aggiungi alla lavatrice. Poverina, è stanchissima, io le sto facendo fare il bucato alle 2 di notte. Bene, brava. Metti nella lavatrice e domani le spostiamo nell'asciugatrice. Così siamo sicuri che si puliranno perfettamente. Anche qua è ancora tutto bagnato. Nulla, vi ho fatto vedere come funziona questa espansione. Devo dire che a me personalmente piace molto. La trovo super realistica. Il fatto appunto che i Sim debbano fare il bucato, debbano lavare i loro vestiti e tutto quanto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete intenzione di acquistarla. Io ho avuto la fortuna di provarla in anteprima ancora qualche giorno fa e davvero mi è piaciuta molto. Mi piace appunto l'idea che i Sim possano fare il bucato e lavarsi i propri vestiti. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel pollice in su e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi ricordo inoltre di lasciarmi qua sotto nei commenti quello che vorreste vedere nel prossimo episodio, la fine di questa prima stagione. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!